Agrigento, a Casa San Filippo, il Parco dei Templi e il Comune hanno presentato al mattino di oggi le attività delle fabbriche. Nuova sede della Fondazione Orestiadi in via San Francesco 1. Naturalmente partendo da Gibellina, dove la fondazione ha sede, dove è nata, arriva ad Agrigento il giovedì prossimo, il 7 di questo mese alle 17, riapriamo uno spazio straordinario al centro della città per cominciare un'iniziativa che ha il senso di un'offerta culturale alla città e alla provincia nel settore del contemporaneo. Di concerto con l'ente parco, con l'amministrazione comunale e con il Museo di Arte Diocesana. Iniziamo con una mostra che è un biglietto di presentazione della nostra realtà. Racconta in parte quello che siamo, naturalmente molto in parte perché la nostra è una storia ormai quasi cinquantennale. Iniziamo con questa mostra che si chiama Trame del Mediterraneo, curata dal nostro direttore del museo Enzo Fiammetta. Proseguiremo con la mostra di Franco Fasulo e faremo anche iniziative, non solo nel settore delle arti visive, ma anche in quello del teatro musica, della filosofia, di tutti i comparti del contemporaneo. Ripristineremo una tradizione degli anni passati, che fu di coloro che hanno gestito quello spazio, cioè dire il concorso di giovani artisti, dando la possibilità di manifestarsi, di affermarsi, perché la nostra logica è quella di valorizzare ciò che esiste nel territorio e di portare sul territorio le espressioni, le ricerche della cultura contemporanea in tutti i settori. Un evento importante per la nostra Agrigento, le Orestiadi, questo festival internazionale, arriva ad Agrigento dopo 42 anni, all'insegna anche sicuramente di Capitale Italiana della Cultura 2025. Sì, ci saranno delle mostre, ci saranno anche degli eventi musicali e tutto quello che concerne la cultura. Penso che Agrigento, con questa iniziativa possa dare inizio a quel grande lavoro che nel 2024 partirà affinché il 2025 e anche oltre potrà essere ricordato nella storia come proprio gli anni culturali della nostra città. Un progetto importante. Quando ci è stato proposto di avere questo rapporto collaborativo con la Fondazione Orestiade, abbiamo detto subito sì perché. Uno, perché è l'intervento culturale importante. Due, perché è risaputo, io ho un amore particolare per il centro storico, che in questo momento e in questi anni ho visto un po' abbandonato. Questa è un'iniziativa che riporta la cultura di livello al centro storico e credo che sia un indirizzo giusto per valorizzare e portare cultura in una città che è una città importante e che non è solo Valle dei Templi, ma rappresenta un territorio culturale sul quale intervenire.